Ciao a tutti! A volte arriva quel momento del mese in cui ho accumulato diverse letture che non vi ho presentato sul canale in recensioni singole e quindi alla fine ammucchio queste letture presentandovele nella rubrica Sconsigli letterari, dove appunto vi parlo delle mie ultime letture che possono essere sia belle che brutte. Non sono comunque letture trash, ma sono semplicemente libri per la quale non me la sono sentita di fare video appositi singoli. È un po' un calderone di consigli o di sconsigli. Ce ne sono tanti a questo giro rispetto alle ultime letture, perché effettivamente ne ho accumulati diversi di libri decisamente interessanti. Alcune delusioni, altri amori a prima lettura, insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti, ripeto. Ma inizierei subito e partiamo dal libro che ritengo essere top, bellissimo. Sia che conosciate l'autore che non lo conosciate affatto, penso uno dei saggi letterari più belli che abbia mai letto di recente, e sto parlando di Le alternative non esistono di Claudio Giunta. È un gioiello ed è nella top 3 dei libri più belli di quest'anno, secondo me. È un saggio che effettivamente indaga la vita e le opere di Tommaso Labranca, quindi non sono di parte, ve lo giuro, nel senso che Tommaso Labranca comunque è un mio idolo assoluto, grazie alle sue teorie del trash io l'ho conosciuto con quelle, e poi pian piano ho approfondito effettivamente il suo discorso letterario e di pensiero e me ne sono totalmente innamorato. Secondo me è uno degli intellettuali più lucidi e interessanti che la cultura italiana abbia effettivamente partorito negli ultimi anni, comunque dagli anni 90 in poi, e questo bellissimo saggio di Claudio Giunta è effettivamente una biografia, ma prima di tutto un'analisi critica del suo pensiero. È un libro veramente emozionante a mio parere, perché comunque una cosa che ho adorato è il fatto che Tommaso Labranca non appaia in questo libro come intoccabile, ma che Giunta comunque abbia voluto in un certo senso mostrare anche le sue vulnerabilità, il suo carattere molto spesso difficile, irascibile, del fatto che involontariamente abbia toccato la fama e poi si sia un po' dato la zappa sui piedi lavorando dietro le quinte quasi, anche per tutto quello che provava, per il suo carattere, per anche l'invidia verso gli autori di successo che ritiravano i premi, che si imborghesivano sostanzialmente. Lui è sempre stato un intellettuale fuori dal coro, abbastanza fuori dalla nicchia, risoluto e allo stesso tempo capacissimo di raccontare effettivamente l'Italia dei suoi tempi. È un genio, secondo me, e questo libro è perfetto sia per chi ha già letto qualcosa dell'autore e sia perché è semplicemente curioso del suo pensiero e vuole conoscerlo, e sono convinto che questo libro non farà altro che accrescere la voglia di leggere i suoi libri. Io l'ho trovato commovente a tratti, veramente potente, emozionante, è bellissimo. Leggetelo per favore perché merita. Poi, rimanendo in tema Labranca, io ho recuperato uno dei suoi libri che mi mancavano, ovvero 7808. È un romanzo, ma non è un romanzo canonico. Diciamo che lo spunto di fiction serve alla Branca per fare la sua solita satira del contemporaneo. In particolar modo, in questo caso, lui si rivede in Antonio Maniero, che è effettivamente un quasi omonimo del Tony Manero della Febbre del Sabato Sera, l'iconico film con John Travolta, con colonna sonora iconica dei Bee Gees. Antonio Manero è rimasto segnato da questa quasi omonimia, e effettivamente la sua vita scorre in un continuo, una continua correlazione tra il 78 e il 2008, quindi lo 08 in cui effettivamente è ambientato il romanzo. Antonio Maniero ha una figlia, è stato abbandonato dalla moglie e ha una figlia che come Fantozzi reputa orrenda sostanzialmente, che è Laura Palmer, ha scritto tutto attaccato, io adoro, che sostanzialmente è un adolescente emo, per la quale Antonio sognava quasi una relazione padre-figlia simile a quella descritta da Bonjour Finesse, Bonjour Tristesse, se Bonjour Finesse, sto delirando.
parlando. Bonjour Tristesse di François Sagan, dove c'era questo rapporto di complicità tra padre e figlia molto intellettuale sulle ultime letture lette. E invece no, Antonio deve fare i conti con la dura realtà, una realtà precaria dove i bonifici non arrivano mai in tempo per i suoi lavori di traduzione. Insomma, un uomo che guarda il presente con criticità e anche con una certa misantropia satirica, se vogliamo. Lui insegna in una scuola che è una sorta di cepu un po' malandato, ed effettivamente anche in questo intreccio, se vogliamo, molto semplificato, in realtà è estremamente divertente nel mostrare le debolezze e i lati anche più irrisori della società italiana di quegli anni. Io ho trovato una lettura divertente, non all'altezza degli altri suoi libri più iconici, ma secondo me, se amate la branca a una certa, è un passo che dovete fare. In questo caso il 1978, quello di Tony Manero, appunto John Travolta, diventa per il protagonista quasi un guscio o comunque un rifugio nel quale effettivamente nascondersi nei ricordi, perché trova che quella realtà fosse in un certo senso più semplice e decodificabile. Il presente invece appare come desolante, come privo in un certo senso di speranze e allo stesso tempo tremendamente caotico. Il libro appunto si legge molto volentieri, è sempre presente la branca che ci piace, non è uno dei suoi migliori nel senso che scegliendo la via della fiction è un pochino debole secondo me rispetto ad altre cose che ha fatto. Lo trovo molto più lucido quando va sul saggio, ad esempio, oppure nell'autofiction come in il piccolo isolazionista, ma comunque è una lettura consigliata. Ora mi tocca passare invece da due letture che mi hanno deluso veramente tanto. Allora, il primo, non mi soffermo troppo, è una raccolta di racconti, fotogrammi di un film horror perduto di Alan McClory. Ha quel difetto che trovo in molte raccolte di racconti: scivola via, non ti ricordi nulla. Io me ne sono in un certo senso intrigato, sono rimasto intrigato dal fatto che Margaret Atwood l'ha presentato come una scrittura originale, potentissima, eccetera eccetera. Altri recensori ne hanno parlato come il caso dell'anno. Insomma, sì, le storie delle McClory molto spesso indagano l'inquietante o il grottesco, il surreale, ma allo stesso tempo sono delle storie che mi sono scivolate addosso. Troppo brevi, ma la scrittura non l'ho trovata così potente per giustificare il tempo speso per leggerla. Scrive bene McClory, ma allo stesso tempo per mantenere sullo stesso livello i racconti, in una raccolta di racconti secondo me ci vuole veramente quella marcia in più. Invece questo libro mi è proprio scivolato addosso, l'ho letto, è stato come non farlo, probabilmente è solo un problema mio, però vabbè. Leggermente più interessante, ma comunque deludente secondo me, è quest'altro libro su cui avevo diverse aspettative: L'autoritratto in blu di Noémie Lefebvre. Allora, questo libro, a parte che è un opuscolo sostanzialmente, è molto breve e ha vinto anche numerosi premi in patria, l'autrice francese. È un libro che sostanzialmente è scritto in un lungo flusso di coscienza, fa un po' letteratura novecentesca, infatti da questo senso è un po' démodé, però allo stesso tempo a me intrigava perché si affida in un certo senso a quella narrativa del Train of Thoughts, il treno dei pensieri di questa donna che prende l'aereo con sua sorella, che è una chiacchierona, e si lascia andare in un certo senso in questo delirio anche di ripetizioni, ridondanze, che è il pensiero che viaggia in libertà sostanzialmente, con al centro comunque un pianista che in un certo senso affolla i pensieri della donna e in un certo senso dell'umorismo che scorrazza quella. Non è un romanzo pesantone come può sembrare, non è esistenzialista se vogliamo a livelli pesanti stile La nausea, nonostante il tema flusso di coscienza possa farvelo intuire. È un romanzo che si legge veramente con facilità, molto, molto agile, viene effettivamente voglia di fare questo viaggio con la protagonista, però a conclusione di lettura mi è sembrato un esercizio di stile, cioè non mi ha lasciato niente anche in questo caso, e mi dispiace perché secondo me c'era del potenziale, però non mi ha convinto appieno, mi è sembrato un po' pretenzioso, non lo so, insomma non ha fatto per me, secondo, nonostante mi intrigasse particolarmente. Un saggio secondo me
più interessante come lettura è assolutamente Il dono oscuro di John M. Hall. È un libro appunto di autofiction, se vogliamo, che racconta l'esperienza della cecità dell'autore. Quindi che cosa significa essere veramente ciechi, che cosa significa effettivamente abbandonare il mondo delle immagini, soprattutto in relazione al fatto che si ha un figlio piccolo, come interagire con tuo figlio quando lui ha la possibilità di vedere il mondo, dando per scontato che tu lo veda, e come spiegargli effettivamente quello che vede. Secondo me questo focus del libro è effettivamente la parte più potente, la parte più anche straziante a tratti, però ho trovato l'esperienza di lettura veramente entusiasmante, bellissimo questo libro, e sulle critiche che ho trovato online a riguardo, diciamo che posso capire perché ad alcuni non è piaciuto, perché John M. Hall comunque va anche molto sulla ripetizione, cose già dette le ridice comunque, perché è un diario alla fine, è un diario della sua esperienza di cecità, e lui è solito anche appuntare molto spesso i suoi sogni, e questa cosa molti l'hanno vista come una cosa poco interessante, una ridondanza che ha poco a che fare con la realtà, però io l'ho trovato molto affascinante perché i sogni hanno comunque a che fare con le immagini, sono visivi, e effettivamente questo rapporto con il sogno che ha John Hall io l'ho trovato veramente coinvolgente. A me è piaciuto questo aspetto e in generale vi consiglio questo libro perché è veramente interessante. Poi è stato, diciamo, anche un po' il mese di Mishima. Vi ho parlato di musica nei Fuma Classici, ma alla fine ho approfondito il pensiero dell'autore attraverso queste due letture. Allora, questa è la più recente, ed è uscita per Alcatraz, ed è Mishima, Martire della Libertà, che io ho in questa edizione molto fighetta, però in realtà c'è anche un'edizione in brossura, insomma, questa è un'edizione limitata, c'è anche un'edizione in brossura comunque, ed è sostanzialmente una raccolta di aforismi di Mishima, a cura di Alex Pietragiacomi, che ha fatto un ottimo lavoro secondo me, perché nonostante io abbia molto spesso diffidenza delle raccolte di aforismi, in realtà secondo me la selezione offre una panoramica molto forte del pensiero di Mishima. Emerge molto bene l'autore, sia per capacità di prosa e sia per le tematiche affrontate. L'universo mishimiano secondo me emerge molto bene, ed è chiaro che comunque il curatore dell'opera è effettivamente una appassionato dell'autore, cioè lo conosce bene, è riuscito attraverso gli aforismi che ha scelto effettivamente di rappresentare al meglio la poetica di Mishima, e questa cosa mi è piaciuta molto. Per approfondire ulteriormente però non lasciatevi scappare questo libro, che è uscì per Feltrinelli negli anni 90, io l'ho preso al libraccio, Le ultime parole di Mishima. Bellissimo, è sostanzialmente un libro che raccoglie due lunghe interviste con due giornalisti dell'alta critica letteraria giapponese, che sono Furubayashi Takashi e Kobayashi Deo, che hanno l'occasione di intervistare Mishima poco prima del tragico evento del seppuku, dove appunto Mishima, per anche un atto politico, decide di suicidarsi attraverso la tecnica del seppuku. E diciamo che è stato bello conoscere Mishima attraverso le sue parole, un uomo estremamente colto. Nonostante avesse questa ossessione patriottica per il proprio paese, per la virilità, per l'estetica, e a tratti possa sembrare anche un personaggio abbastanza controverso, emerge questo lato estremamente umano di Mishima in questo libro, nel dialogo con questi giornalisti, che a me ha sorpreso. È un uomo che ha anche senso dell'humor, e io non me l'aspettavo questa cosa, devo essere sincero, ma al di là di quello, al di là della bellezza di conoscere, diciamo, il retroscena di un autore storico, seppur attraverso le parole scritte, ho amato come emergesse tantissimo anche qui la forza poetica di quello che è uno dei maggiori scrittori del Novecento. Se avete già letto dei libri di Mishima e volete conoscere l'autore, secondo me questo può essere un passo interessante. È un libro che si legge molto in fretta, ma che allo stesso tempo vi offre un bellissimo ritratto dello scrittore. Uno scrittore molto spesso al centro di polemiche per per la sua ideologia, molto spesso tendente a un nazionalismo estremo, lo sappiamo, eccetera, eccetera, però obiettivamente un genio assoluto, cioè come scrive Mishima, pochissimi comunque. Allora, poi c'è un libro What the Fuck.
questo, Motorman di David Hall. Questo qua è un libro che è diventato una sorta di bibbia della letteratura hippie, psichedelica, ok? Un po' come lo fu Pesca alla trota in America, un libro che io avevo detestato, tra l'altro, nonostante sia un cult. Questo mi è quasi piaciuto, cioè mi è piaciuto leggerlo, è stato un trip allucinogeno. Di cosa parla? Non lo so, nel senso che io mi sono lasciato trascinare dall'autore. Il libro uscì in Italia per ISBN Edizioni, oggi fallita purtroppo, una bella casa editrice era secondo me. Io l'ho recuperato in inglese proprio perché ero capitato in un articolo che parlava dell'edizione italiana. Essendo reperibile quella italiana, l'ho letto in inglese. La scrittura, diciamo che è molto affascinante, per quanto vaghi nel nonsense. Ad esempio, quello che descrive David Hall è una sorta di futuro distopico molto particolare, dove ci sono più di un sole e più di una luna nel cielo, e dove il protagonista ha quattro cuori di capra. Insomma, diciamo che è un universo molto strano, dove ci si mangiano gli insetti, si vive in un contesto a metà tra lo psichedelico e lo squallido. È un viaggio molto particolare che abbonda anche di umorismo nonsense. Se non vi piacciono i libri nonsense strani, questo non fa assolutamente per voi, anzi è piuttosto sfidante da quel punto di vista, ma l'ho trovato molto più digeribile di Pesca alla trota in America, che è un altro cult di quel periodo. L'ho trovato comunque più letterario, me lo sono goduto meglio, me lo sono goduto come un sogno, e a una certa non me ne è più fregato niente di capirci qualcosa, mi sono lasciato trascinare dalla forza delle immagini, perché effettivamente è un libro estremamente visionario e nel suo non essere logico una logica ce l'ha, e quindi alla fine mi è piaciuto, devo essere sincero. Libro saggio, un saggio che ho letto, una delle ultime letture che ho fatto tra l'altro, Ars Attack, il bluff del contemporaneo. È un saggio di Angelo Crespi, che indaga i fail sostanzialmente dell'arte contemporanea. Angelo Crespi è molto critico sull'arte contemporanea, diciamo andando controcorrente rispetto all'opinione dell'intellettuale, degli addetti al mestiere, e invece appoggiando quello che molto spesso si dice dell'arte contemporanea, ovvero lo sapevo fare anch'io, cioè il fatto che l'arte contemporanea nella maggior parte dei casi sia facile da fare e difficile da capire, laddove l'arte classica era difficile da fare e facile da capire, immediata. Diciamo che è un saggio abbastanza polemico sul mondo dell'arte contemporanea e sui suoi intoccabili artisti. Nonostante a me piaccia l'arte contemporanea, non tutta chiaramente, ma alcune cose sì, io comunque ho apprezzato questo punto di vista di Crespi, che ha sì questa scrittura molto polemica, molto diretta al punto, ma a me è piaciuto anche per quello, perché alla fine molte delle considerazioni che fa, soprattutto sui temi scandalo affrontati nell'arte, li ho trovati molto ben esposti. Quindi io ve lo consiglio come libro, una lettura leggera che però apre gli occhi un po' su quello che avviene nei musei, in sostanza. Mi è piaciucchiato, devo essere sincero, e poi, vabbè, questa è una chicca, non è proprio, non siamo in letteratura, però l'ho adorato, ed è sostanzialmente un ricettario, Roald Dahl's Revolting Recipes, è un ricettario che racchiude le ricette più iconiche dei piatti che compaiono nei romanzi di Roald Dahl, illustrato dall'iconico Quentin Blake. Ma di che stiamo parlando? Adoro! Probabilmente non ne farò mai una di queste ricette, ma non potevo non averlo, è fantastico. Vabbè, la mia infanzia piange e non posso che adorare. Parlavamo di arte contemporanea prima, e allora parliamo di colui che ha lanciato l'arte contemporanea praticamente. Una lettura molto recente è infatti stata Marcel Duchamp, Una vita ready-made. È un graphic novel, edito Centauria, che è appunto una casa editrice che ha questa collana di graphic novel dedicate alla vita di grandi artisti dell'arte contemporanea. L'ultimo, quello su Yayoi Kusama, io l'avevo amato alla follia. Altrettanto bello è questo di Marcel Duchamp, appunto il fondatore, se vogliamo, colui che ha rotto il mondo dell'arte grazie al suo orinatoio, o meglio fontana. Diciamo che è un libro che comunque ricostruisce l'operato dell'artista, che in realtà era un uomo che non voleva vivere d'arte, realizzava l'arte, sconcertava il pubblico, ha rivoluzionato il modo di intendere l'arte, ma allo stesso tempo faceva altri lavori, viveva
voleva d'altro, non voleva vivere di quello, vivere di rendita, diventare ricco, faceva quello che sentiva in un certo senso, e allo stesso tempo era proprio un grande uomo. E questo graphic novel secondo me è molto particolare, al di là dei disegni che hanno comunque quel clima un po' d'altri tempi, con questi colori tendenti al grigio blu, ma allo stesso tempo ho trovato che rispetto ad esempio all'ultimo di Yayoi Kusama, la scrittura, nel senso di sceneggiatura, fosse un po' più debole, nel senso che sì, mi hai dato una panoramica delle opere in generale di Duchamp, ma secondo me manca un po' il contesto della vita di Duchamp, o quantomeno del capire come si è sviluppato il suo pensiero. L'ho trovato un po' frettoloso a livello di scrittura, di narrazione. Tuttavia i disegni sono molto belli, è comunque un libro validissimo. Se proprio devo trovarci un difetto è proprio questa scrittura molto frettolosa. Secondo me meritava qualche tavola in più e un po' più di tempo per sviluppare bene il retroscena della vita dell'artista. Però comunque mi è piaciuto, ve lo consiglio, ma d'altronde questa collana è composta tutta da titoli belli in sostanza. Il libretto molto interessante che mi ha gentilmente inviato Clichy è inoltre Piccolo Atlante delle Disuguaglianze. È un libretto piccinino che affronta alcune delle grandi disuguaglianze che avvengono sostanzialmente nel nostro mondo, dalla disparità di genere alla distribuzione della ricchezza, al possedimento o all'accesso dell'acqua, ad esempio dell'elettricità, dell'istruzione. È un libro che effettivamente affronta tutte le grandi tematiche di disuguaglianza attraverso però dati statistici. E in realtà, per quanto all'inizio, sfogliandolo, dicessi ma perché dovrei leggere un libro di sole statistiche? In realtà io l'ho apprezzato molto questo libro, poi leggendolo effettivamente, perché ti fa comprendere effettivamente a livello numerico le problematiche del mondo contemporaneo. È molto efficace come libro, arriva diretto al punto e comunque non è composto da sole statistiche, le statistiche vengono comunque discusse, però per la maggior parte è formato da elenchi, nazione per nazione, di quante persone ad esempio hanno accesso al voto o di quante persone hanno accesso all'acqua in generale. L'ho trovato molto interessante alla fine, è stata una lettura illuminante da un certo punto di vista, e vedere con dati alla mano le ingiustizie del mondo in un certo senso scuote. È stata una lettura veramente potente da questo punto, breve ma potente in un certo senso, e l'ho apprezzato, ve lo consiglio. Poi, allora, libro su cui avevo alte aspettative, in realtà è molto interessante ma mi aspettavo un filino di più, è questo, Netflix Nations, Geografia della Distribuzione Digitale. È un saggio che effettivamente indaga il magico mondo di Netflix. In realtà la cosa che mi intrigava è proprio il fatto che Netflix, in rapporto al mondo, come una televisione abbia unito l'intero mondo. È vero che Netflix non è un canale televisivo vero e proprio, però comunque è una televisione che vorrebbe essere accessibile da tutto il mondo e in un certo senso adeguarsi ai gusti dell'intero pianeta. Una cosa veramente impossibile sulla carta e ambiziosa. Il libro effettivamente indaga le strategie di Netflix per effettivamente offrire un canale il più diversificato possibile, ma allo stesso tempo il più attento alle esigenze di ogni singola nazione. In breve, questo è uno degli aspetti che tratta. In generale è un saggio che si legge con estremo piacere, l'avrei gradito forse un po' più approfondito, avrei amato di più maggiormente le dinamiche di consumo nei vari paesi, che comunque sono tematiche che vengono affrontate, però secondo me ci si poteva soffermare di più. In generale, comunque, se siete incuriositi dal tema e se vi piacciono i saggi di New Media, ve lo consiglio, è ben fatto. Gradirei una parte 2, se è possibile, per vedere anche gli sviluppi effettivi del consumo, come viene consumato effettivamente il prodotto audiovisivo in diverse zone del mondo e come fa Netflix effettivamente per accontentare tutti, che almeno ci prova. Perché comunque Netflix è una piattaforma che è accessibile da tutto il mondo tranne che da pochissimi paesi, tipo la Cina, la Crimea e la Corea del Nord. Poi, cioè, per il resto tutti hanno il loro Netflix sostanzialmente. È veramente interessante come argomento, il saggio in sé è ben fatto, ma ripeto, avrei gradito maggiore approfondimento.
Saggio piccolissimo inoltre, interessante, è un bigino, nel senso che serve come stimolo, come lettura manifesto, tra virgolette, non aspettatevi un saggio mega approfondito sul tema, però post-porno, è un saggio effettivamente sul post-porno, o quantomeno sul tema del creare un immaginario visivo, anche in quel senso, come da titolo, che abbatta in un certo senso la divisione dei generi e che vada ben oltre le dinamiche di potere. Saggio molto interessante, che ho letto con piacere, è utile in un certo senso come primo approccio, oppure come lettura di un manifesto, se vogliamo. Illuminante, diretto, ci sta, ben scritto, ve lo consiglio. Ultimi due libri musicali, oh, quanti ce l'abbiamo fatta! Allora, il primo è Cornelius Fantasma di Martin Roberts, è un saggio musicale per una collana di Bloomsbury chiamata 33 Assert, una roba del genere, che è una collana di libri che si soffermano su album specifici musicali e li analizzano in ogni singolo punto. Questo libro è un saggio musicale sull'album Fantasma di Cornelius, uno dei dischi più iconici degli anni 90, oltre che nella musica internazionale anche per la musica giapponese. Cornelius, ad esempio, è uno dei grandi nomi emersi nella musica giapponese degli anni 90 con lo Shibuya Kei, un sottogenere che si è sviluppato a Tokyo, in particolare nel quartiere di Shibuya, che miscelava rock psichedelico a elettronica contemporanea, un po' retro, un po' lounge, era un mega mischione, in sostanza, che dava in un certo senso questo sound futuristico ma retro allo stesso tempo, trendy, cool, sperimentatore, decisamente accattivante. E in questo saggio si analizza effettivamente il disco di Cornelius, che vi straconsiglio, è epocale, e allo stesso tempo si traccia un po' una mappa del fenomeno dello Shibuya Kei. Molto interessante, ben fatto, un ottimo saggio musicale, molto preciso. E in conclusione, molto bello questo saggio, post-industriale. Più che un saggio è un atlante, se vogliamo, ad opera di Marcello Ambrosini, che in questo libro, edito da Goodfellas, indaga il genere del post-industrial, della musica industrial in generale in realtà, negli anni 80 in Italia. Estremamente interessante scoprire il lato oscuro underground italiano. Alcuni nomi li conoscevo già, quelli più iconici, i Tasadei, che tra l'altro sono delle mie parti, adoro, oppure ancora i Rosemary's Baby, gli Ensof, insomma, alcuni nomi li conoscevo già, altri invece li ho scoperti da questo libro, e per tutta la durata della lettura mi sono andato a intrufolare nei meandri della musica più oscura, esoterica e rumorosa mai prodotta nel nostro paese. Veramente molto bello, in allegato c'è anche un CD, una compilation per conoscere effettivamente questi gruppi abbastanza occulti. E detto ciò, le mie letture sono finite, tantissime, sto pezzando, non ce la faccio più, fa troppo caldo, basta! Però al di là di questo, al di là di questo sfogo, spero di avervi dato qualche stimolo interessante. Fatemi sapere se tra i libri di cui ho parlato qualcosa vi ha intrigato e se avete letto qualcuno dei libri che vi ho presentato. Li avete letti, non li avete letti, vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, vi interessano, non vi interessano? Fatemelo sapere. Io intanto vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!